Cosa succederà nel fine settimana dopo, difatti, alcuni giorni con un super anticiclone e aria di primavera su tutto il nostro paese, soprattutto Piemonte e Lombardia, dove sforeremo i 20 gradi, proprio in vista del weekend cambieranno le carte in tavola sullo scacchiere europeo. Quindi queste perturbazioni nord-atlantiche tenteranno di sgonfiare questa enorme palla anticiclonica sull'Europa centro-occidentale e venerdì potrebbero riuscirci con un debole fronte perturbato che transiterà sull'area alpina e poi gran parte anche nel nostro settentrione. Nulla di che, però qualche debole pioggia potremo ritrovarla dopo molti giorni. Perturbazione che poi nel weekend scivolerà anche sul centro-sud in maniera comunque debole e modesta. Il target è sempre i Balcani, però insomma qualcosina si muove, probabilmente con la prima decade di marzo troveremo il passaggio di qualche perturbazione anche al nord. Ne riparleremo, i dettagli maggiori sull'app gratuita di Trevi Meteo.